Il 29 settembre del 1994 Reginald e Margaret Green, insieme ai piccoli Nicholas e Eleanor, erano in Italia partiti dalla California in un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane. Stavano percorrendo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria con una Y10, quando nei pressi dell'uscita di Serra una raffica di proiettili colpì in pieno la macchina, perché venne scambiata per l'auto di un gioielliere che avrebbe dovuto trasportare un grosso quantitativo di gioielli, che erano il vero bersaglio di chi sparò i colpi. Uno di questi colpì Nicholas, che si trovava sul sedile posteriore. A poco servì la corsa disperata verso il centro di neurochirurgia del Policlinico di Messina. Il bambino morì il 1 ottobre e i suoi genitori decisero di compiere un atto d'amore donando i suoi organi a 7 persone, aiutando molti italiani a capire il valore della donazione degli organi, che da allora aumentarono in maniera rilevante. Ritenuti responsabili e condannati per quell'atroce accadimento Francesco Masiano e Michele Iannello, entrambi originari di Mileto. A 29 anni da quell'assurda morte, la città normanna ha voluto colmare una lacuna e creare un luogo dove ricordare quella giovane vita e soprattutto il messaggio d'amore della sua famiglia, intitolandogli l'ex foro volario, oggi adibito a parco urbano, recentemente restaurato per permettere ai bambini di Mileto di giocare in tranquillità. I meletesi, tutti quanti, siamo stati vicini alla famiglia Reginald e Maggie Green nel momento in cui è successo il fatto, che è dispiaciuto tristemente a tutti quanti, siamo stati tutti mortificati. Però oggi questa intitolazione è importante perché formalmente noi abbiamo un punto dove andare a trovare Nicholas, attraverso anche la targa fatta dal maestro La Gamba, che raffigura questo volto sorridente dal quale, dopo questa tragedia, è nata la vita. La donazione degli organi, 7 vite sono nate da una vita, e questa è la lezione grandissima che ci hanno dato questi genitori e il piccolo Nicholas. Abbiamo voluto farlo appositamente con la scuola, con il consiglio comunale dei ragazzi, con il sindaco dei ragazzi, proprio perché noi riteniamo come amministrazione che le nuove leve siano quelle che ci possono garantire un futuro migliore. Questa è la lezione che noi vogliamo dare di legalità, di rispetto dell'ambiente, rispetto delle persone, dei valori più importanti della nostra società, non può che passare attraverso la scuola e attraverso i ragazzi. È importante che noi adulti, quando parliamo ai ragazzi, forniamo degli esempi concreti e che noi siamo degli adulti credibili verso di loro. Quindi è importantissimo aver finalmente dedicato questo segno tangibile alla memoria di Nicholas Green, ma deve essere un segno poi portato avanti dalle persone, cioè ci deve essere il rispetto per il luogo e della memoria di Nicholas. E i ragazzi ogni volta che frequenteranno questo posto saranno costretti a pensare a lui e soprattutto al suo messaggio. Mancava qua, proprio nel territorio che aveva dato i natali a quelli che secondo la sentenza hanno, per mano dei quali è morto Nicholas Green, gli ha intitolato questo parco, questa bellissima targa. È importantissimo per il territorio di Mileto ed è importantissimo per tutta la Calabria. I genitori di Nicholas Green hanno fatto un gesto d'amore grandissimo, invece di maledire la terra che gli aveva portato via il figlio, gli ha donato gli organi per far rinascere altre persone. Questa è una cosa bellissima ed è un tributo dovuto dall'amministrazione nei confronti di questa famiglia.